Buonasera a tutti e tutte e ben ritrovati sul nostro canale pubblico YouTube Incoraggiando la Stanza delle Orchidee. Il nostro appuntamento con lo studio di agosto, approfondiremo insieme lo scritto di Nicolino Dascioni dal titolo La Torre Preziosa, che si trova, trovate anche sulla rivista Buddismo e Società numero 211. Iniziamo leggendo la prima parte della lettera. Ho letto la tua lettera con grande attenzione. Ho anche ricevuto le tue offerte alla Torre Preziosa di un can di monete, riso raffinato e altri oggetti. Ho riferito tutto ciò rispettosamente al Gonzo e al Sutra del Loto. Te ne prego, stanne certo. Nella tua lettera chiedi che significato hanno il Tathagata Monti Tesori e la sua Torre Preziosa che apparve dal sottosuolo? L'insegnamento che riguarda la Torre Preziosa è di grande importanza. Nell'ottavo volume delle sue parole e frasi del Sutra del Loto, il grande maestro Kentai spiega l'apparizione della Torre Preziosa. Afferma che ha due funzioni distinte: dar credito ai capitoli precedenti e aprire la strada alla rivelazione successiva. Perciò la Torre Preziosa apparve per convalidare l'insegnamento transitorio e per introdurre quello originale. Detto in altro modo, la Torre chiusa simboleggia l'insegnamento transitorio e la Torre aperta quello originale. La Torre aperta rivela i due elementi di realtà e saggezza. Tuttavia, questo discorso è estremamente complesso, perciò non entrerò in ulteriori dettagli adesso. Per ora ci fermiamo qua e lascio la parola a Giovanni. Bravo, non ha finito di leggere tutto, perché giustamente ve lo potete leggere, rileggere a casa, come volete voi, quindi mi sembra anche la miglior soluzione. No? Quindi, intanto vi saluto tutti e tutte, mi fa piacere essere qui insieme a voi e cominciamo con la spiegazione della Torre Preziosa che è dentro di noi. I tempi vanno chiaramente verso un'epoca delle persone comuni, nessuno è più nobile e persicace di loro. Purtroppo però persiste la tendenza negativa a considerare gli esseri umani come mezzi per raggiungere uno scopo e se ne calpesta l'umanità e la dignità. Proprio per questo motivo, ora che ci troviamo a un bivio così critico, è ancora più vitale far crescere individui dalla convinzione incrollabile. Quanto era profetico il presidente Ikeda nel 2012, quando fu pubblicata questa spiegazione su Buddismo e Società numero 152, nel predire la situazione socio-esistenziale che stiamo vivendo. Infatti afferma: persiste la tendenza negativa a considerare gli esseri umani come mezzi per raggiungere uno scopo e se ne calpesta l'umanità e la dignità. Viviamo in un'epoca in cui lo stato vitale di avidità e collera caratterizzano i comportamenti della maggioranza delle persone, ciascuna concentrata a soddisfare i propri bisogni materiali dimenticando la propria natura spirituale che andrebbe coltivata per diventare induiti dalla convinzione incrollabile. Questo mi fa venire a mente come quando siamo in un condominio, no? Normalmente quando siamo in un condominio vedete cosa succede, sta sempre di là perché ognuno vorrebbe che fossero fatte le cose come torna comodo a lui. Non è che si pensa al bene prezioso del condominio, alla bellezza, al patrimonio del condominio, di vivere in una società comune, no? Anche lì quello la pensa in un modo perché vorrebbe così, quello la pensa in un altro, chi ha bimbi piccini è così, chi ha quelli grandi è così, chi non ce l'ha, chi ha gli animali dolcemente, chi non ce l'ha, quindi è tutto una confusione. Invece la cosa più importante proprio in questo momento è proprio pensare al bene comune. Cos'è per un condominio o per noi una società dove va bene anche agli altri? È guardare cos'è più nobile, più importante, avere una società pacifica. E invece si fa sempre chi sa accaparrare di più, chi sa accaparrare di meno. Quindi c'è uno spirito che andrebbe coltivato per diventare individui dalla convinzione incrollabile. Proprio seguiti. E è dentro di noi, quindi dovremmo tirarla fuori, quindi non è che non c'è. Come c'è quella negativa, c'è quella positiva. Quindi l'importante è tirar fuori quella positiva. Come ha sempre evidenziato il buddismo, si combatte una continua battaglia tra la luce e l'ombra. E come ha affermato Carl Gustav Jung, dentro di noi abbiamo un'ombra, un tipo molto cattivo, molto povero, che dobbiamo accettare. Accettare cosa significa? Non significa mica rassegnarsi, ma riconoscere, perché sappiamo che c'è, superarlo e cercare invece il bene. Quindi la luce, non l'ombra.
e come spesso ha fatto nei suoi scritti il Presidente Chiesa, sottolinea l'importanza di un risveglio spirituale. Qui ho preso un pezzo di Cos'è la rivoluzione umana a pagina 141. Cosa significa una società, no? Quindi il Presidente Chiesa qui su questo libro dice: una società che invecchia, quindi è vero, dovrà rivedere i propri valori privilegiando la cooperazione rispetto alla competizione, la qualità rispetto all'inefficienza, la ricchezza spirituale rispetto a quella materiale. Sarà un tempo in cui non ci si chiede più cosa gli altri possono fare per noi, bensì cosa noi possiamo fare per gli altri. Un tempo in cui trovare modi per dare il nostro contributo, cercando nel contempo di rimanere sani e in forma. Questa è una vita di creazione di valore. Quindi anche il Presidente Chiesa come dice che questa società, già lo diceva 12 anni fa, come questa società andrebbe, è invecchiata, ed è vero. E poi prosegue sempre nello studio e dice, afferma infatti nella spiegazione di questo goscio: credo fermamente che nel XXI secolo una religione dovrebbe preoccuparsi principalmente di educare le persone in grado di trasformare positivamente il clima spirituale della società e di creare una corrente di rispetto per ogni individuo e per la dignità della vita come valore universale. Come diceva Robespierre, il segreto della libertà risiede nell'istruire le persone, il segreto della tirannia nel mantenerle ignoranti. Quindi cosa significa questo? Più studiamo, più approfondiamo, più abbiamo consapevolezza, più siamo liberi di poter avere un nostro pensiero spirituale. Perché se abbiamo un pensiero spirituale dobbiamo rispettare anche il pensiero dell'altro. Quindi per questo noi, il mese di settembre, la Stanza delle Orchidee organizza un congresso a Montecatini, proprio sullo studio di Nishin Dashon. Perché? Perché approfondire gli insegnamenti di Nishin Dashon, come abbiamo sempre fatto da quando abbiamo cominciato a praticare i principi fondamentali, cosa sono i 10 mondi e via via, e il goscio, le lettere di Nishin Dashon, oggi sembra che non abbia più valore, perché anche quando ci si trova, te cosa vuol dire, te cosa pensi, te cosa non pensi, non c'è cosa pensi e cosa dici, qui è tutto scritto, basta studiare, basta approfondire cosa sono i 10 mondi e si incomincia piano piano a cambiare, no? Se io per esempio quando vado in un posto a mangiare mi domandano quanto gli dai per mangiare, che ti hanno fatto, normalmente tutti gli danno voti, c'è anche chi gli dà 10, dare 10 è una cosa un po' difficile, diamogli 9,5, così può migliorare ancora, no? Perché se raggiunge già 10 può solamente tornare indietro. Quindi fare questo congresso si fa approfondire lo studio di Nishin Dashon perché tutte le persone sappiano cosa devono fare, non approfondire più gli insegnamenti, perché se non approfondiamo più gli scritti di Nishin Dashon, le guide del Presidente Chiesa, le guide di Toda, di Makiguchi che ha dato la vita, cosa significa il gonzo per noi, cosa significa per noi che si tratta della sola arcana. Allora questo fa sì che le persone si avvicinano e combattano dentro di sé, invece dell'ombra, recitando il mio Rengekyo, gli viene l'illuminazione. Questa è la cosa più importante perché è risvegliare. Poi prosegue e dice... Scusa, guarda, il congresso durerà 3 giorni, praticamente noi siamo in tempo e modo di approfondire bene, stare insieme... Non l'ho visto io perché volevo che fosse una sorpresa. Ti hai svelato i segreti perché noi siamo come... quei film che danno di dare a gente, no? Quindi uno dovrà essere suspense, no? Dice, quando sarà? Domandiamo, no, invece te hai svelato questo segreto e quindi allora è dal 17 al 19 settembre. Passeremo quei giorni, esatto, ci sarà presentazione di nuovi libri, ci sarà veramente un approfondimento di culture anche di persone e della società. Della società che non piace. Quindi tutti gli associati, quelli che sono iscritti alla stanza delle orchidee e gli amici, l'aspettiamo tutti e si fa questa riunione vis-à-vis con tutte le norme sanitarie che ci sono. Certo. Poi vedete che viene scritto sul sito, quindi ci sarà tutte le indicazioni. Poi dice come un valore universale, non dice la nostra religione, si etichetta, è esagerato, ma allarga il suo pensiero a tutte quelle religioni
che penso possano chiamare visioni spirituali profonde che aiutano gli esseri umani a trasformare positivamente il clima spirituale della società. Ed è con questo che dobbiamo dialogare. Nella nostra tradizione spirituale, il tesoro custodito nella nostra vita è lo stato di illuminazione, cioè la torre preziosa, manifestarla dentro e fuori di noi si chiama rivoluzione umana. Tutto inizia dalla nostra rivoluzione. Qui il presidente Ikeda fa una domanda fondamentale. Qual è il vero tesoro di un paese, di una società in grado di creare una nuova epoca? L'ex presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, che a causa sempre con noi, a parte l'uscita al Presidente Ikeda, non è che l'ho uscito io, Io l'ho uscito perché l'uscita al Presidente Ikeda, ma lo citerai uguale perché certo. Per un uomo del genere, non ci vorrebbe stare, ci sta un giorno inchiusi da una parte, perché c'è stato 27 anni, quindi penso che altri rispetto. Pensate, per le sue idee erano tutti contro, È strano, quando uno si alza e non è uguale agli altri, c'hanno sempre tutti da criticarlo. Invece di approfondire di più, di studiare di più, di vedere come mai la pensa, no, non si va a giussetti, ma tanto. Invece Presidente Ikeda, l'ex presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, che a causa delle sue idee trascorse più di 27 anni in prigione, trionfò sul mare dell'apartheid e fece spuntare una nuova alba di vittoria della gente comune. Gente comune. Parlando della sua fede negli esseri umani, disse: la ricchezza più grande del mio paese è il suo popolo. Più bello e autentico, il più puro dei diamanti, è proprio così. Le persone sono davvero la ricchezza più grande. Uguale, no? Quando noi siamo anche responsabili o un ministro della società, se non ci fosse il popolo, ma chi sareste? Zero. Quindi, vedete che il popolo è più importante, i membri sono più importanti di tutti. Senza loro ci si metterebbe le spalline. Invece grazie al popolo che possiamo avere una responsabilità per poterli guidare nella nostra organizzazione verso il gondo, non sulle idee personali, verso il gondo. E nella società dare un buon servizio, perché? Perché l'abbiamo votato, e quindi se l'abbiamo votato perché lui dovrebbe risolvere i problemi che a noi non vanno bene. Invece purtroppo anche questo è tutto, come posso dire, tutta una confusione, non si capisce nulla. Tutti scendono in piazza, tutti hanno ragione, tutti hanno torto, non si capisce più nulla. Però quando uno veramente pratica bene la fede, la rivitalizzazione, parlando della sua fede negli esseri umani, disse: la ricchezza più grande del mio paese è il suo popolo. Infatti la ricchezza più grande della sua Arcadia sono i suoi membri. Siamo tutti noi. Più bello e autentico, il più puro dei diamanti. È proprio così. Le persone sono davvero la ricchezza più grande. Qui vorrei dire una cosa importante. Rams Clark diceva: un diritto non è ciò che qualcuno concede, è ciò che nessuno può toglierti. Quindi il nostro diritto ce lo siamo acquisito, come il diritto del lavoro, non te lo può togliere nessuno, perché sta nel primo articolo della Costituzione. Quindi nessuno può togliere il diritto, a meno che non vogliamo violare questi diritti, come purtroppo sta anche succedendo. Ma noi siamo sicuri che pregando convintamente, non se fanno bene o fanno male, queste cose si possano cambiare, perché influenziamo l'ambiente e la società. Ma dobbiamo veramente, come dice Nichiren Dashogne, estrarre acqua dal deserto. Quindi non dice estrarre acqua dalla cannella dove la piglia, estrarre acqua dal deserto. Quindi dovremmo fare uguale, tutti noi. Lasciando Rams Clark, giustamente, che un diritto non ci può togliere, e qui ripassiamo a Mandela. Dice: a proposito di visioni spirituali profonde, qual era quella di Mandela? Possiamo riassumere la parola Ubuntu. Ubuntu è un'etica e un'ideologia dell'Africa subsahariana che si focalizza sulla lealtà, sulle relazioni reciproche delle persone. È un'espressione in lingua mantù che indica benevolenza verso il prossimo. È una regola di vita basata sulla compassione. Vi dice qualcosa questa parola rispetto dell'altro?
appellandosi allo punto, si è soliti dire: io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo. Lo punto esorta a sostenersi, aiutarsi reciprocamente, a prendere coscienza non solo dei propri diritti, ma anche dei propri doveri, poiché è una spinta ideale verso l'umanità intera, un desiderio di pace. L'apparizione di persone tenaci e di buoni principi farà inevitabilmente cambiare in meglio la società. Quindi dobbiamo essere determinati nella nostra preghiera, tenaci. Quello deve essere la mattina, la sera, il pomeriggio, sempre costantemente pensare: voglio migliorare questa società, ma sono migliore io, chi devo migliorare? Come faccio a migliorare quell'altro se sono migliore io? Quindi la cosa più importante è migliorare noi stessi. Questo è il buddismo di Nishin. Dice: cambiare in meglio la società. Ogni individuo è veramente un tesoro supremo, perciò il punto di partenza per qualsiasi cambiamento positivo è la propria rivitalizzazione spirituale. Un'altra parola chiave di questa spiegazione: rivitalizzazione. E qui Andrea ci dice, anche lui, cos'è che vede rivitalizzazione. Un'altra parola chiave di questa spiegazione è rivitalizzazione. La nostra grande rivoluzione umana individuale inizia quando ci risvegliamo. Individuale. No. Poi ci risvegliamo e quindi tutti insieme, questa rivitalizzazione, creiamo quell'unità. Nuovo mondo. Differenti, ma uniti, ma diversi. Esatto. Ah, mi sono dimenticato la chiesa, giusto? Il nostro motto, no? Uniti perché diversi. Però ci si arriva sempre. La nostra grande rivoluzione umana, individuale, inizia quando ci risvegliamo al vero potenziale della nostra vita. Quando raggiungiamo la consapevolezza dell'immenso ed elevato potenziale della nostra vita, riconosciamo in modo naturale lo stesso potenziale anche negli altri. Alzandoci e agendo con la consapevolezza che la nostra vita è la torre preziosa di suprema nobiltà, potremo far sorgere grandi torri di pace e felicità in tutto il mondo. Questo è lo scopo del buddismo di Nishin. Il risveglio spirituale... Te lo faccio perché hai letto fino a lì, ma per risvegliarti bisogna che tu prosegui. Quindi, dunque, ricapitolando... Il risveglio spirituale nasce dalla consapevolezza dell'immenso potenziale della buddhità dentro di noi. Riconoscendo questo, siamo anche consapevoli che anche gli altri hanno questo potenziale. Occorre aiutarli e sviluppare questa consapevolezza. Come si chiama questo processo? La grande e vasta propagazione di cui parla Nishin. Solo così si può realizzare la visione di Nishin e dei padri Soka. Infatti, risvegliarsi al nostro vero io originale è l'argomento della torre preziosa. E in questa lezione vedremo come il Daishonin insegnò questo principio essenziale ad Abutsubo, il destinatario della lettera. Torniamo al Gosho. Nella tua lettera chiedi: che significato hanno il Tathagata molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? Nell'undicesimo capitolo del Sutta del Loto, l'apparizione della torre preziosa? Quindi parla dal sottosuolo, quindi da dentro di noi. Emerge, quindi significa quell'ombra sta emergendo, la torre preziosa, l'illuminazione, recitando la mia Renghekyo, non parlando, recitando la mia Renghekyo, e dice: il magnifico spettacolo della torre preziosa che emerge. Non è certo se Daishonin abbia scritto la torre preziosa durante l'esilio assado o dopo essere stabilito sul monte Minon. Le ricerche più recenti, in base al contenuto, propongono quest'ultima ipotesi. Nel passo introduttivo il Daishonin conferma a Rabutsubo di aver ricevuto le sue offerte sincere, 1000 monete, riso brillantato e altre cose. Dice anche che Abutsubo gli aveva scritto riguardo a una questione dottrinale: che significato hanno il Tathagata a molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? Quindi gli domanda. Ha fatto una domanda. Esatto. Che significa? Per capire, no? Ecco perché dico: anche studiare i principi fondamentali per i nuovi entrati significa fare domande,
tirare fuori. Spirito di ricerca. E quindi lo spirito di ricerca che hanno loro ti fa studiare anche te per poter dare delle risposte sul buddismo di Nishin Dashoni, non su cosa si pensano noi. Cosa si pensano noi c'entrano. Ci voleva anche un po' di polvere addosso. Esatto, perché ci risponderà la nostra fede, che anche a volte l'abbiamo lasciata, no? Perché poi tutti questi cambiamenti ci sono stati, non ci sta a discutere. Però poi quindi apparve dal sottosuolo. Apro solo una piccola parentesi. Vorrei sottolineare come il processo di risveglio nasce da porsi domande e cercare risposte. Quindi quello che si fa da domande, sino che cerca delle risposte. E chi meglio dei membri, molti tesori, o le persone anziane, quindi o pionieri, o anche quelli che hanno seguito, di studiare. È una forma di trasmettere il buddismo di Nishin Dashoni agli altri, con le guide, e le guide, no, e anche, e le guide del Presidente Kenji. E quindi dice, detto anche processo dialettico o spirito di ricerca. Infatti, io mi sono segnato una bella frase di Pasolini, di Pierpaolo Pasolini, sapete, quel regista, no? Che ha fatto tutti quei film meravigliosi, no? Lui disse, non potranno mentire in eterno, dovranno pur rispondere prima o poi alla ragione con la ragione, alle idee con le idee, al sentimento col sentimento, e allora taceranno, il loro castello di ricatti, di violenze, di menzogne crollerà. Quindi è importante, quando noi invece si fa questo scambio di approfondire gli insegnamenti di Nishin Dashoni, le guide del Presidente Ikeda, lì tiriamo fuori, ma se non si tiene la gente, non gli si può spiegare più nulla, non gli si spiega nemmeno come si recita, come le preghiere sono. Questo è veramente un dramma, che noi siamo, si viene da quella generazione dove si stava lì a far gonfio un'ora prima di venire fuori la mattina. Ora sembra che non ci sia più problemi, quindi tutte quelle cose si sono fritte, ma non sono fritte, sono sempre attuali. Quindi oggi che facciamo le preghiere più corte, quelle dovremmo anche imparare anche col web, quando ci si vede un web uguale, anche lì uguale, si dovrebbe rifare lezioni per insegnare le preghiere. Questo è il nostro compito, trasmettere. E poi dice, d'altra parte, tutto il Sutta del Loto e gli scritti di Rishi sono incentrati sulle domande che un discepolo fa a colui che ha scelto come maestro. Perché Abuzzo Po fa queste domande. E quindi ogni persona che viene nuova, che entra nel nostro istituto, giustamente fa le domande per sapere, e è la persona che si chiama spirito di ricerca. E quindi è veramente qualcosa di importante. Per comprendere il significato di questa domanda, il Presidente Ikeda fa riferimento all'undicesimo capitolo del Sutta del Loto, l'apparizione della Torre Preziosa. Poi da essa proviene una voce possente, dice, eccellente Shakyamuni, onorato dal mondo, tu puoi predicare alla grande assemblea il Sutta del Loto, della legge meravigliosa, la grande saggezza imparziale, no, imparziale, vedete, uniti perché diversi, è l'imparzialità che ci deve essere per tutti, la legge per istruire i bodhisattva. Quindi per istruire, per questo dobbiamo approfondire il buddismo, per istruire quelli che vengano. Se no tutti, io penso, ma capite, qui c'è scritto me. Tutto, secondo me. Anche se ha perso i capelli da quando ho conosciuto, però. La saggezza. È la strada, la saggezza porta anche a levarci i capelli. Infatti c'è la grande saggezza imparziale, la legge per istruire il bodhisattva, custodita e serbata nel cuore del Buddha. Chi sono Buddha? Siamo noi, tutti. Quindi noi la legge ce l'abbiamo, l'abbiamo studiata a profondo, perché la vogliamo tenere per noi? Perché vogliamo essere egoisti? Che questa società è così, perché vogliamo essere egoisti? Forse si pensa di durare troppa fatica, o forse li vogliamo tenere così quando tutto quello che si vuole noi? Ma questo non è consentito nel buddismo di Nishin Dashoni, nelle guide di Sensei, perché incomincia e dice la cosa più grande del popolo sono le persone, e qui dice bodhisattva costituita e serbata nel cuore del Buddha, è come dici, proprio dici tu Shakyamuni, onorato dal mondo, tutto ciò che hai esposto è la verità, c'è scritto così, quindi non sono parole mie, c'è scritto così, e la voce di molti tesori, un Buddha che aveva giurato di apparire con la sua torre preziosa ovunque venisse insegnato,
il Sutta del Loto allo scopo di confermare la verità. Quindi chi sono Buddha? Siamo noi. Quindi in qualsiasi posto possiamo insegnare, dobbiamo essere presenti. Ovunque venisse insegnato il Sutta del Loto rappresenta l'impegno per ciascuno di noi di assumere la responsabilità di farlo. Questa è responsabilità, non perché io ti dico cosa devi fare e cosa non devi fare. Queste sono cose che vogliamo comandare sulla gente. Invece noi ci dobbiamo realizzare nella società e qui dentro invece portare rispetto è proprio e insegnare il buddismo di Rishindashani. Questo dovrebbe fare ogni responsabile. Ogni responsabile significa non perché ti dicano sé, perché siamo responsabili, perché ci hanno insegnato il buddismo di Rishindashani. Quindi a questo punto però la porta della torre è ancora chiusa, perché non è stata ancora esposta. E quindi dice, nessuno ha ancora visto molti tesori seduti al suo interno. Solo dopo la manifestazione di eventi miracolosi, Shakyamuni apre la porta della torre preziosa e si siede accanto a molti tesori. Quindi tutti e due nella torre preziosa siedono accanto, lì hanno trovato l'unità. Dice, a inizio la cerimonia dell'aria. Vorrei che tu le leggesse te l'aria. La torre preziosa ha dimensioni stupefacenti, è adornata da 7 tesori: oro, argento, lapislazzuli, madreperla, agata, perle e fornalina. Di fronte ad una visione di tale magnificenza e imponenza impareggiabili, Abutsubo non avrà potuto fare a meno di chiedere spiegazioni a Daishonin. Da qui la sua domanda: che significato hanno il Tathagata molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? La cerimonia nell'aria è la cerimonia di Gongyo. Pensate a quanto abbiamo letto e alle azioni che facciamo quando prepariamo tale cerimonia. E quindi significa percepire la torre preziosa nella propria vita, perché quando fai Gongyo, esatto, lì quando andiamo senza distrazione, quei 10 minuti che passiamo lì davanti al Gongyo dovrebbero percepire la torre preziosa nella propria vita. Nishida afferma in modo incisivo che noi stessi siamo la torre preziosa e che la torre preziosa è anche il Gongyo. L'apparizione della torre preziosa ha un significato estremamente importante. Infatti Daishonin dice: l'insegnamento che riguarda la torre preziosa è di grande importanza. Inizia la sua spiegazione facendo riferimento a parole e frasi del Gran Maestro Tiantai, in cui si afferma che l'apparizione della torre preziosa ha due funzioni: dal credito ai capitoli precedenti e aprire la strada alla rivelazione successiva. In altre parole, la torre chiusa simboleggia l'insegnamento transitorio, la torre aperta è quella originale, significa propagare. Se io non propago, me la mantengo chiusa e quindi non mi chiamo, non salgo nella torre preziosa né che vesci, ma la mia preghiera dovrebbe essere sempre rivolta a propagare la legge. E quindi, ma il Daishonin aggiunge, tuttavia questo discorso è estremamente complesso, perciò non entrerò in ulteriori dettagli adesso. Credo che la ragione fosse che egli desiderava andare direttamente al nucleo della questione, come quando si fa tante chiacchiere e poca sostanza, no? Come io a volte dico, ci sono quelli del dire e quelli del fare. Beh, quelli del dire lasciamo stare, noi siamo quelli del fare, dobbiamo fare. È la cosa più importante, perché dire si dice tante cose e quando si arriva veramente a fare qualcosa che ci dobbiamo assumere la responsabilità, la lasciamo agli altri. Quindi per questo non tiriamo fuori idee, basta eseguire e quindi non si tira fuori idee, nemmeno cosa si pensa, no, è più facile, no? Cioè, tanto me l'hanno detto, invece no, dobbiamo avere la nostra identità, che è la cosa più difficile, perché dobbiamo decidere, dobbiamo prendere le decisioni sulla nostra vita. E quindi poi diciamo. In sostanza l'apparizione della torre preziosa indica che quando udirono il Sutta del Loto, i tre gruppi di ascoltatori della voce percepirono la prima volta la torre preziosa dentro della loro vita. Quindi anche quando noi si parla, si può trasmettere. Tutto ciò non è che la spiegazione attraverso simboli e metafore, nell'incommensurabile natura di Buddha inerente alla vita di tutti gli esseri viventi. L'universo interiore delle nostre vite non è altro che la nostra profonda conoscenza che va risvegliata. Quindi come si risveglia la nostra coscienza? Studiando, recitando, approfondendo davanti al corpo, confrontarsi sulle idee, non su cosa pensi te o cosa penso io, confrontarsi. E qui, come diceva,
Come riconosce la torre preziosa dentro di noi? Significa riconoscere l'ego che ci impedisce di manifestarla. Significa riconoscere le infinite forme in cui l'ego si manifesta nella nostra vita, cioè il mutuo possesso degli 10 mondi. Come spiegavo nelle altre spiegazioni, si va su, si scende giù, si va giù. Quindi li dobbiamo manifestare tutti. L'importante è quanto stai in quello di collera e in quello d'avidità o in quello di buddità. Però ci vuole questo passaggio. E qui Charlie Chaplin soleva dire: preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione, perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te, e quello che gli altri pensano di te è un problema loro. Quindi quelli che pensano non ci piacciono, l'importante è la nostra coscienza, se dentro di noi siamo stati giusti o no, perché noi si sa, perché a volte abbiamo paura di tirar fuori quello che si pensa, perché abbiamo paura di non essere adeguati, che qualcuno ci dica qualcosa, oppure che ci butti anche fuori. Questa è la nostra paura, invece non ci deve avere paura. E qui dice: quello che gli altri pensano di te definisce la nostra personalità, che influenza l'ego. Io invece ho tirato fuori una bella frase di Totò, lo sapete, il grande Totò, e lui diceva, vedete, dice: quello che gli altri pensano di te è un problema loro. E Totò diceva: quando hai a che fare con una persona che si crede superiore agli altri e ne è fermamente convinta, ridici sopra e assecondala, perché non è bello rovinare i sogni di un idiota. Era grande. Se Totò l'aveva detto, nel suo campo era illuminato. Illuminato, altri illuminato, è un genio. Quindi quello che gli altri pensano di te definisce la nostra personalità, che influenza l'ego. Quindi quando pensano che sei così, non si pensa a cosa, ma lasciate perdere, siate convinti di quello che fate, di propagare la legge, questa è l'unica cosa. Quindi ecco cos'è la stanza dell'orchidea, un luogo interiore dove far emergere la torre preziosa per lo sviluppo spirituale di ciascuno di noi senza alcuna distinzione. Quindi la stanza dell'orchidea è nata per questo. Proprio, vedete, tutti si iscrivono, io non so nemmeno chi sono, quindi possono essere persone che mi hanno simpatico, antipatico, non importa, non lo voglio nemmeno sapere, perché è libero. Dentro la stanza dell'orchidea si accetta chiunque, insomma, andate a vedere chi si iscrive, chi non si iscrive, chi è, chi non è, se è bravo, se è cattivo, non interessa. L'importante è entrare in questa stanza e confrontarci. Poi dice: noi che viviamo nell'ultimo giorno della legge, noi che viviamo nell'ultimo giorno della legge, dove avidità, animalità, colla si manifestano con facilità. Infatti si vede se sta succedendo, no? Si scende in piazza, quello vuole una cosa, quello ne vuole un'altra. Una volta c'era solamente sindacati che portavano la gente in piazza, poi c'era politica, ora scendono da sé la gente. Quindi pensate che confusione c'è, tutti camminano, sì. E poi non si dice: stiamo attenti, l'assemblamenti, qui. Quindi io vorrei veramente che noi si adoperasse la preghiera davanti al mondo e che tutti si fossero responsabili di quello che facciamo. E quindi abilità, colla, si manifesta con facilità, quindi non è difficile, perché proprio si tira fuori questo. Che tipo di torre preziosa percepiamo dentro di noi? Quando diamo l'insegnamento in Sutta del Loto, il Dashan prosegue spiegando più nel dettaglio il significato di questa grande torre preziosa interiore. Qui c'è per esempio Bauma, mi piacciono queste cose, ragazzi, ce lo so fare. Diceva Zygmunt Bauma: penso che la cosa più eccitante, creativa e fiduciosa nell'azione umana sia precisamente il disaccordo, lo scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del giusto. Perché ognuno che vede una cosa pensa di essere giusto, e quindi è inutile di non è così e così, ognuno pensa di essere giusto, dell'ingiusto e così via, nell'idea dell'armonia e del consenso universale. C'è un odore davvero spiacevole di tendenze totalitarie, rendere tutti uniformi rende tutti uguali, e questa non è una bellezza, rende tutti uguali, la bellezza è essere differenti, proteggiamo il nostro ambiente, la nostra costituzione, come ci hanno dato i nostri padri, ma poi ci si arriva perché. E quindi poi spiega: dal goscio
Adesso i discepoli e i seguaci laici di Nicene stanno facendo lo stesso. Nell'ultimo giorno della legge non esiste altra torre preziosa che gli uomini e le donne che abbracciano il sudadellotto. Sono essi stessi, il Tathagata, molti tesori. Coloro che abbracciano il sudadellotto nell'ultimo giorno della legge sono stessi, sono essi stessi la torre preziosa, siamo noi. Quindi pensiamo, perché quando parla di queste cose, siamo noi che siamo la torre preziosa, siamo noi posata della terra, che abbiamo deciso di nascere in questo momento di questa grande comunione, perché noi dobbiamo determinare come risolvere questi problemi con la preghiera. E poi dice, questa è la grande rivelazione di Nishire, l'essere umano è solo l'essere umano, il Buddha il risvegliato, quindi significa che l'essere umano si risveglia alla buddhità, alla consapevolezza. Abbracciare il sutta del lotto significa avere la consapevolezza di possedere una profonda coscienza spirituale che va manifestata, cioè fa emergere la torre preziosa dentro di noi, manifestarla al di fuori di noi. Quindi quando nasce la portiamo fuori. E qui sulla saggezza del sutta del lotto numero 3, quello violaceo, quello vecchio, qui a pagina 160. 6, ecco qui, 165-166, dice, qui, quindi, dice, Nishida Dashon sostiene, se si cerca di curare una malattia senza conoscerne la causa, la malattia si aggraverà ancora di più. Per cambiare la nostra vita bisogna innanzitutto conoscere cosa c'è nel nostro cuore. Se per esempio siamo malati e desideriamo guarire per poterci dedicare maggiormente a questo rufo, oppure ci lasciamo andare e usiamo la malattia come scusa per sottrarci ai nostri impegni. Quando siamo malati, sono le persone malate che a volte si vanno a trovare e incoraggiano noi. Quindi mai trovare delle scuse. Aspiriamo a migliorarci per poter aiutare le persone intorno a noi. Oppure vogliamo fare carriera all'organizzazione? Le funzioni sottili della mente sono l'argomento centrale della dottrina dei dieci mondi e del loro mutuo possesso, afferma Dashon. L'obiettivo principale di tutti i sutra è spiegare il miracolo della vita. Chi ha compreso il funzionamento della mente viene chiamato Tathagata, il Tathagata. Poi dice, Presidente Fiedel dice, proprio così. Questo si può ottenere solo con la pratica. Un famoso esperto di judo, parlando dei segreti della sua arte, raccontava che all'inizio era scoraggiato perché era sempre atterrato dal suo maestro. Ma un giorno improvvisamente la sua mente e la tenacia divennero una cosa sola e da allora cominciò a vincere. Allo stesso modo, quando leggiamo un libro che tratta un argomento difficile, da prima non comprendiamo, ma se ci sforziamo di continuare fino in fondo e in un inatteso lampo di lucidità riusciremo ad affermare il significato. Questo è perseverare costantemente, mai darsi per vinti. Voi non so se avete visto le Olimpiadi, quel ragazzo della scherma che si stava battendo per la medaglia d'oro o d'argento, per primo e secondo posto, a un certo punto era sicordistante. Il suo allenatore gli ha detto, gli ha urlato forte, devi soffrire, significa andare fino in fondo. È arrivato secondo, ma è arrivato alla fine. Ha dato tutto, tutto c'era da dare. Quindi non ha detto, poverino, devi soffrire, perché significa solo così esci fuori dall'oscurità e parti nell'illuminazione, lì comincia il tuo processo di vittoria. E poi dice, in atteso lampo di lucidità riusciremo a vedere il significato. Queste intuizioni subitanee vengono soltanto dopo un tanesce pazienza o sforzo. Vedete che torna a quello che ho detto, no? Anche nella pratica buddista, solo se studiamo e lottiamo e approfondire la fede, possiamo far emergere la natura di Buddha. Continuando a parlare di cambiare il nostro stato vitale non cambia niente. Quindi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il male. Per questo noi siamo quelli del fare, quelli del dire lasciatevi stare, anche se diano mal loro, lasciate stare, un conto a nulla, non sanno nemmeno se erano dire. Non si diventa Buddha sedendo ai vertici dell'organizzazione,
facendo sgobbare gli altri, dando ordini, fai, non si fa così. Ma chi è che parla? Il Presidente di Canada. No, perché se me lo dirà io, c'è scritto qui. Dice, il Bodhisattva è disposto ad operare, a addossarsi compiti gravosi e affrontare volentieri difficoltà per amore della legge, degli atti e della società. È l'antitesi esatta dell'egocentrismo. Questo parla di Nelson Mandela. E poi dice sempre il Presidente Kenya, un cuore che pensa solo a sé, destinato al mondo dell'inferno. Ciò vale sia per gli individui che sia per la società in generale. Un cuore rivolto verso la legge, verso le persone, destinato al mondo di Buddhità. Per il principio di simultaneità di causa ed effetto. Quindi se il mio pensiero è positivo, come non ci sono terre pure e terre impure, ma se la mente degli uomini è impura, anche la loro terra sarà impura. Ma se la mente degli uomini è pura, anche la loro terra sarà pura. L'ottenimento della Buddhità in questa esistenza. Di causa e effetti, in quel cuore esiste già la Buddhità. Costruì una battaglia per trasformare la tendenza che governa la società dall'egocentrismo all'altruismo, dall'egoismo alla compassione. Il mondo di Bodhisattva non è un regno speciale di Nishide, spiega che anche una canaglia senza cuore ama la moglie e i figli, perché anche lui esiste una parte del mondo di Buddhità, di Bodhisattva. Una società che vive nel mondo di Bodhisattva è quella in cui amore e sincera sollecitudine non sono limitati all'ambito familiare, ma si estendono a tutti. Quindi quando io penso solo alla mia famiglia, a fatti mia, non mi estendo agli altri, sono chiuso a me stesso. È quando penso agli altri che c'è compresa anche la mia famiglia. Viceversa, quello si chiama egoismo. Poi prosegue e dice... Ma veniamo al cuore di questo paragrafo. Il Dashoni afferma che la vita di tutte le persone, qualunque sia la loro condizione sociale, è la torre preziosa. La posizione sociale è irrilevante. Nel buddismo della raccolta e degli insegnamenti orali, il Dashoni dice che il corpo e la mente sono dotati dei 3.000 regni. 3.000 regni in un singolo istante di vita, in un singolo istante realizziamo tutto. Anche quando noi si dice ma non realizzo niente, così e così, non è che il gonzo non funziona, siamo noi che non teniamo la nostra mente ferma. Fate un esempio: quando si va davanti al gonzo per un obiettivo, se voi guardate quando siamo lì davanti, normalmente dura un millesimo di secondo, quando la nostra mente comincia ciò da fare quello e l'altro, e quindi noi non pensiamo più a quello che vogliamo fare. Quindi per avere questa cosa è come quando ha parlato di quel ragazzo del judo, cioè a son di continuare, perseverare, poi a un certo punto si è sbloccato. Quindi a un certo punto quelle cose per cui noi desideriamo avere appariscono. Ma se io vado avanti e indietro, lo faccio, ci penso, non ci penso, e rimane lì. Quando noi invece ci determiniamo, quando abbiamo la consapevolezza, si sente dentro di noi, nasce da di dentro, quella cosa che ci apparisce, che si sente quando c'è qualcosa da realizzare. E quindi dice, che sia nel rapporto e negli obiettivi che vogliamo realizzare, per il buddismo dice è fondamentale manifestare concretamente, guardate, concretamente lo sviluppo interiore che nasce dal sorgere della torre preziosa, cioè la prova concreta. Tutto l'altro sono chiacchiere, è la prova concreta che conta. Il Dashoni dichiara che non esiste torre preziosa diversa dagli esseri umani reali e viventi nella società. Quindi non è che ci dobbiamo estraniare. Ognuno di noi, persone comuni, e qui viene ribadito che il Buddha è una persona comune che sperimentano gioie e dolori in questo mondo e così com'è una torre preziosa infinitamente nobile. Se la nostra coscienza profonda è imbottigliata dentro tutte le manifestazioni del nostro ego, anche il nostro ambiente ci apparirà come tale. La nostra collera interiore manifesterà un ambiente collerico. Poi guardate, se noi abbiamo un problema, noi ci attiriamo tutte le persone che ci hanno per problema lì. Non esiste, nemmeno a farlo apposta. Perché influenzando un ambiente ci viene tutte le persone. Però se noi si sa che siamo dei Buddha, dobbiamo essere in grado invece di trasformare questa cosa per noi e per loro. Più queste persone hanno bisogno di una parola
di recitare, di pregare, gli ha spiegato come funziona la legge fondamentale della vita. Non tanto quando lo spiegherò, tanto lo saprai. No, no, e ci vuole serietà su questo. E infatti dice, manifesta un ambiente, dice che l'ambiente apparirà come tale, la nostra folla interiore manifesterà un ambiente collerico, la nostra abilità interiore manifesterà un ambiente avido e così via, una coscienza illuminata, il gonzo dentro di sé manifesterà un ambiente illuminato. Ecco perché il Buddha è felice a proprio agio nel mondo di Sa, nel mondo attuale, dove c'è tutta questa confusione, vive lì per emergere, far emergere le persone, aiutare le persone. E qui infatti sul Nuovo Rinascimento 224, anno 2000, pagina 5, Nishin Dashoni diceva, presenti che ha scritto questo. Il Dashoni al momento della sua tenacia decapitazione a Tatsunokushi, quando doveva essere decapitato, disse a Shijokingo, siccome Shijokingo era disperato, disse dovresti sorridere per una gioia così grande. E durante l'esilio a Sano affermò, proprio una gioia senza limiti, che dà la vita per il sutta del loto, per lui era la più grande gioia. Invece noi, poi si farà, abbiamo tutto in seconda battuta. Perché noi siamo, si dice delle cose e poi se ne fa dell'altro, no? Per esempio, non dobbiamo vederci in presente perché ci si vuole, però poi tutti noi si va al mare, si sta con la gente, si fa, c'è gente che fa concerti, concerti in presenza, però poi si dice a membri, e sono ministri di culto, però poi si dice a membri, state attenti, non fate riunioni, per proteggerti. Ma scusa, ma quando si va in gelateria, quando si va a un bar, o quando si va al mare specialmente, siamo uno accanto all'altro. Ma adesso si parla, scusatemi, non si dice mica da salire le cose, sempre con tutte, anche noi si è detto si va a fare congresso a molti concerti, ma tutte le precauzioni che ci sono, date dalla società, dalla legge, rispettare tutto quello che c'è da rispettare, se all'ultimo dicono non si può fare perché non si va a fare, non importa, ma noi ci batteremo fino in fondo, perché la nostra determinazione deve essere quella, in sicurezza lo facciamo, in sicurezza. Quindi mi domando, ma te vivi nella società o vivi da un'altra parte? No, perché se vai a fare concerti, in presenza, se vai a mangiare un gelato, se ti metti al tavolino, se vai in un ristorante, se vai al mare, che sono tutti attaccati, sono tutti uno sopra l'altro, se ti metti a giocare, pallavolo, a tutte le stesse cose, ti tocchi così, ti tocchi così, io mi domando, ma c'è qualcosa che ho bisogno di capire? C'è due mondi diversi. Quindi c'è qualcosa che non funziona. E quindi noi è bene che siamo criticati, perché si dà la vita per il suo terlodo, e quindi Cindacione dice dovresti sorridere per una gioia così grande. Durante l'esilio all'isola di Sado affermò, provo una gioia senza limiti, anche se adesso sono in esilio, la vita, la lotta di questo rufo rappresenta i desideri terreni sono illuminazione. Più grande la sofferenza, vedete, più grande la sofferenza, più grande sarà la gioia. Quindi piccola sofferenza, piccola gioia. Grande sofferenza, grande gioia, la parola, piccola sofferenza, piccola gioia, grande sofferenza, grande gioia, vedete come viene grande, quindi non è che me la devo andare a cercare, ma se ce l'ho la devo nemmeno scansare, anzi, e come dice, mi metto questo obiettivo, no, più grandi sono gli obiettivi, cioè compreso quelli piccini, in quelli piccini non c'entrano quelli grandi. Quindi se noi si ha fede nel gonzo, più grande è l'obiettivo, più grande deve essere la mia preghiera. Questo forse ci fa paura, di non poterlo realizzare, ma ci dobbiamo credere. Questo è l'impegno che noi mettiamo nella società. E poi dice, il beneficio sarà grande e anche lo stato vitale si innalzerà. Perciò un leader deve esprimere la propria decisione con parole del tipo determino di soffrire e di sforzarmi più di chiunque altro. Guardiamo chi di noi lo fa, guardiamo se uno di noi quando va davanti al gonzo e dice voglio che tutte le sofferenze vengano su di me, guardiamo chi lo fa, chi si sente responsabile, lì si vede. E allora qui dice il Presidente Chieda, prosegue sempre in questo giornale, Lucio Aneo Seneca, filosofo dell'antica Roma, disse l'uomo saggio è sempre in azione, specialmente quando il destino si presenta davanti a lui, la sua azione raggiunge il massimo sforzo, non il minimo, massimo. Il massimo sforzo significa dare tutto. Allora, riprendiamo. In conclusione, guardando sinceramente dentro, analizzando continuamente il nostro comportamento,
impariamo a conoscerci, a migliorare, accedendo alla coscienza profonda e illuminata. Questo processo si chiama spiritualità attiva. Così. Il Presidente Kerr ribadisce ancora una volta l'importanza della coerenza dentro e fuori per ciascuno di noi. Lo so che non è facile questo processo, ma è indispensabile per mostrare la prova concreta. Tutti lo possiamo fare, perché Gonzo non fa distinzioni e non crea caste privilegiate. Qui ci sarebbe da... Andiamo avanti e meglio, se no ci sfate male. Continua il Presidente Kerr. Non posso fare a meno di ricordare gli eroici sforzi dei nostri stimati pionieri. I membri del gruppo Molti Tesori, il secondo presidente, il suo arcaico Giuseppe Toda, spesso lodava i membri più anziani con una ricca esperienza di vita, definendo coloro che testimoniano come il Buddha Molti Tesori, i nostri nomi compagni di Molti Tesori. Cosa significa? Perché li lodava? Perché loro avevano la conoscenza. Infatti qui dice, in mezzo alla devastazione e alle sofferenze seguite al terremoto e alla tsunami dell'11 marzo ha colpito il Giappone nordorientale, una donna del gruppo Molti Tesori ha scritto questi versi, facendo voto di risollevarsi, di ricostruire la sua vita, leggendo le sue parole, mi vengono le lacrime agli occhi, dice il Presidente Kerr. Perché parla di queste persone? Come se non si parlasse dei nostri nonni, bisnonni. Hanno dato la vita per la nostra Costituzione, hanno dato la vita perché noi si venisse liberi e forti. E noi la stiamo perdendo, ecco chi sono i pionieri, i multiesori, sono quelli che anche nell'organizzazione hanno cominciato a i primi. Quanti sforzi hanno fatto? Quanti erano? Pochini, ma non ci sono malamentati, hanno sempre avuto questo desiderio, le preghiere erano rivolte a questo, come abbiamo vissuto noi dagli anni 90, che abbiamo cominciato a crescere, a realizzare, quindi quando aumenta il ritmo della vita, ogni cosa che ci succede ce la scrolliamo di dosso perché abbiamo un ritmo. Quando invece siamo statici e fermi, significa che si dura fatica, ci sembrano tutte cose che non si possa risolvere, no? Come a volte sento dire, quello vuol chiarire. Ma cosa significa chiarire? Chiarire cosa? Devo portare le tue ragioni? Tientele. Ognuno di noi se le deve chiarire davanti al mondo. Quando se le chiarite bene e si guarda bene dentro, cos'è che gli dà fastidio e lo cambia, allora ci si chiarisce. Ma quando a volte ti dicono voglio chiarire, beh, a me questa parola, voglio chiarire, io non l'ho mai detta. Perché chiarire significa portare le proprie ragioni e all'altro dirgli che noi abbiamo ragione. Invece io sono convinto che tutti siamo convinti, basta fare un passettino, trovarci nel centro al campo, come quando una squadra di calcio incomincia la partita, palla al centro e si incomincia a giocare, quella è la cosa più bella, palla al centro e si incomincia a giocare, non può chiarire non si chiarisce dentro di noi davanti al mondo, se no cosa l'ho presa a fare il mondo? Per cosa l'abbiamo presa al mondo? Scusate, allora il mondo sono le persone, sono la gente che ci fanno star male, non c'entra nulla, è una cosa che abbiamo dentro e la dobbiamo risolvere, se si approfondisce il buddismo di Nishendashon. Viceversa, ecco perché è come uguale quando l'11 marzo ti dice il successo, il tsunami, il terremoto e dice ha colpito il Giappone, è come dicesso chi è stato, andate a cercare, mi dovete chiarire perché è successo, andate a cercare cos'è, è successo perché tutti ormai non pensiamo più all'ambiente, non miglioriamo più nulla, abbiamo perso tutti questi valori, invece è lì che li dobbiamo riprendere e quindi non è colpa di nessuno, è colpa di tutti. Perché noi ci piace dire, ma quello butta vento, ma quello fa quell'altro, sì, ma anche noi si è fatto qualcosa e si fa qualcosa. Perché guarda gli altri, a parlare degli altri ci rimane tutto facile. E quindi questa signora ha scritto questa poesia. Anche se tutto, sentite bellissima questa, anche se tutto mi è stato strappato, una cosa rimane, la fiamma che arde nel mio cuore, la fiamma che arde e fa emergere la torre preziosa. Quindi anche se aveva perso tutto, dice, ma la voglia di ricominciare, la voglia di rifare, questa non muore, e questo è il principio dell'inizio. Questo, come quando si perde una battaglia, bene, ricostruiamo la prossima vittoria. E quindi dice, il Gonzo è uno specchio luminoso. Perché dice il Gonzo? Perché ci dobbiamo rispecchiare col Gonzo, ecco perché dico, chiariciamoci col Gonzo. Chiariamoci con queste cose, come diceva Garibaldi, o si fa l'Italia o si muore, erano 1000, non era mia 50 milioni, erano 1000, avevano deciso, poi ha fatto bene, ha fatto male, però questa è la storia,
1000, o si fa l'Italia o si muore. Come si dice noi, o si fa questo o si fa questo. E quindi afferma Nishin in questo coscio. Lascia parlare a te. Non esiste altra torre preziosa che il mio Horenge Kyo. Il Dharma Buddhistuta del Loto è la torre preziosa. E la torre preziosa è il mio Horenge Kyo. Vedi? Com'è? In questo passo il Dashoni sottolinea che Abuzzo Bo stesso è la torre preziosa di mio Horenge Kyo, che risplende dei sette tipi di tesori, e che Abuzzo Bo stesso è un Buddha. Prosegue poi spiegando perché Abuzzo Bo è la torre preziosa. Il Dhanpo dei Sutra dell'Oro è la torre preziosa che Dashoni iscrisse nella forma del monzo, l'oggetto di culto, che lo paragona ad uno specchio splendente. Questo specchio splendente è Sutra dell'Oro, e in particolare è il capitolo Apparizione della torre preziosa. Sembra una favola, però è semplice. Sì, infatti qui poi quando riprende, cosa dice, no? Lo scopo del gonzo è far emergere questa torre preziosa dentro ciascuno di noi. Il nostro quindi, specchio. E quindi, se è il nostro specchio, tutte le cose che non ci vanno bene, davanti. Andiamo lì davanti. Come se tu appena davanti al muro. Perché quando sono andato lì davanti, chiarissimo, come Dio, palla al centro e si ricomincia, lì ci ripuliamo, come le patate, come si diceva l'opera, no? Sì, sì. Le patate se le metti insieme poi si ripuliscono, ma se invece te mi vuoi portare le tue ragioni diventa un problema, o mi vuoi spiegare perché te vedi delle cose, anche io vedo delle cose, e quindi tutti abbiamo ragione, è lì che nasce il conflitto. Superiamo quello che vede ognuno di noi. Oggi è importante questo strumento lì, con questo caos che c'è. E infatti dice, leggiamo anche la frase del Ghosh, il conseguimento della purità in questo esistente. Quando una persona è illusa è chiamata a essere comune. Quando una persona è illuminata è chiamata Buddha. È come uno specchio appannato che brillerà come un gioiello se viene lucidato. Quindi se te lucidi la tua vita, chiarisci tutto. Esatto, chiarisci tutto. Una mente annebbiata dalle illusioni derivate dall'oscurità innata, come uno specchio appannato, che però una volta lucidato sicuramente diventerà limpido e rifletterà la natura essenziale dei fenomeni, il vero aspetto della realtà. Risveglia in te, non dice risvegliate in voi, risveglia in te, quindi a me, risveglia in te una profonda fede e lucida con cura il tuo specchio notte e giorno, come dovresti lucidarlo, solo, dice, e ne fa, no, come dovresti lucidarlo? Solo recitando la mia ora che c'è. È possibile. Ma che eleganza. E poi dice, la torre preziosa della legge mistica siamo noi. La torre preziosa rappresenta ognuno di noi che resta la mia ringa che ho. Questo è il significato dell'affermazione di Dashoni. Perciò Abuzzo Bo è la torre preziosa, gli spiega, sei te la torre preziosa stessa, è la torre preziosa, Abuzzo Bo stesso, subito dopo afferma, al di fuori di questa consapevolezza, tutto il resto è inutile. Qui mi viene a mente la frase di Franco Califano, dove lo conoscevo. Tutto il resto è noia e non ho detto gioia, è noia, maledetta noia. Quindi dice tutto il resto è inutile, come me. È tutto assurdo, l'importante è quello. Poi dice, ci sono tante profonde mistiche e sapienza che affermano, no, se tutta l'umanità fosse in grado di percepire la suprema dignità e il valore di ogni persona, la direzione della storia cambierebbe in meglio. Il punto essenziale è riconoscere la sacralità della vita di ciascuno e aprire gli occhi a quanto prezioso e degno di rispetto sia ogni singolo individuo. Un parla com'è, parla di ogni singolo essere umano, ogni individuo così com'è, non dice che deve essere fatto così, te lo spiega. Quindi quando uno vorrebbe che le persone fossero così, e significa che secondo me ha sbagliato religione, l'ho sbagliato mondo. E quindi ci sono tante profonde e mistiche sapienza che afferma la stessa cosa, occorre aprirsi al confronto empatico con esse. E qui c'è una frase di Buddhismo e Società, 140, pagina 49. Una volta Toda disse: potete continuare a parlare quanto vi pare di sincerità e integrità, ma a meno che le vostre azioni non corrispecchino con le vostre parole, sarà del tutto inutile. Ciò che conta davvero sono le vostre azioni, le mie, non dio a voi, c'è scritto sì, ma metta anche le mie. Il mondo tende con ansia quell'esempio
di comportamento umanissimo che i membri dell'SGI stanno, dovrebbero dimostrare da gauche e tentativi di tesoro. La legge dice questo. Ora, io c'è anche dell'altra parte, ma siccome non mi vorrei dilungare, vorrei lasciare a voi veramente di approfondire tutto il gauche, se no me ne è troppo lungo e mi annoio e mi dispiace, vorrei concludere con queste parole dal Nuovo Rinascimento 70, novembre 2000, pagina 12. Il Presidente Ikeda parla degli ultimi giorni di Victor Hugo. L'ultimo tesoro è rappresentato da un foglio scritto da Hugo, tre giorni prima di morire. Sono parole profonde. Amore significa azione, perché se io ti dico ti amo, quindi rimane fra me e quindi non è un'azione. E sto lì a sfogliare la margherita, mamma, invece andiamo a dire ti amo, ti voglio bene, e quindi è un'azione. La persona che continua ad agire per amore dell'umanità fino agli ultimi istanti della propria vita è un vincente. Quando Victor Hugo aveva circa la mia età, 72 anni, disse: sono come una foresta che è stata tagliata innumerevoli volte. Gli alberi, cioè quando si taglia gli alberi, sentite, gli alberi giovani sono sempre più forti e vigorosi, perché ogni stagione tagliamo l'ambito, che crescano ancora più forti, quindi significa le nostre comparazioni, attività che facciamo, le nostre sofferenze si diventa sempre più forti, perché ci tagliano i rami, no? Dice, sempre più forti. Negli ultimi 50 anni ho messo per iscritto i miei pensieri in prosa, in versi, ma ho la sensazione di aver spesso solo la millesima parte di tutto ciò che ho dentro. Lo stesso vale per me, dice il Presidente Ikeda. Sento di avere ancora tanto da dare e voglio scrivere per amore dei miei amici. Il Dachon, nonostante le avversità e persecuzioni che dovette subire, affermò più volte e più volte: eppure non sono ancora scoraggiato. Vi vorrei lasciare con questa, che passiate una buona serata a cena, e ragazzi e ragazze, giovani e molti tesori, perché io faccio parte di molti tesori, vi auguro veramente di passare un agosto strepitoso e meraviglioso, e godetevi la vita nel miglior modo che decidete voi, ma che siano giornate stupende. Grazie a tutti, ci si vede al prossimo congresso. Grazie, buona serata. Buona serata.